Un allevamento per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Siamo a Bressanvido, siamo tornati a Bressanvido come facciamo ogni anno per un appuntamento organizzato da ARAV, dagli allevatori del Veneto. Qui per parlare di allevamenti, di miglioramento genetico, di miglioramento della gestione delle stalle, ma anche di informazione e disinformazione. Walter Lucchetta, direttore ARAV, c'è la volontà di spiegare veramente come stanno le cose per gli allevatori, ma soprattutto per i consumatori. Noi abbiamo messo insieme quello che stiamo facendo come Associazione Regionale Allevatori del Veneto, come associazioni nazionali di razza, uniti al fatto di dare una corretta informazione su qual è il reale impatto ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento dal punto di vista climatico, dal punto di vista dell'ammonia che va in atmosfera, dal punto di vista della anidride carbonica. Lavoro a favore di una ulteriore riduzione dell'impatto ambientale. Ricordo che negli ultimi 12 anni gli allevamenti italiani hanno ridotto del 52% l'utilizzo di antibiotici e le sorprese, quando verrà fuori la verità oggi, saranno veramente importanti. Grazie direttore, è stato esaustivo, il resto ve lo raccontiamo dopo i titoli. A Bressanvido nel Vicentino presentati i dati reali sulla produzione di anidride carbonica e metano delle stalle venete e si scopre che allevare bovini è ecologico. Siamo pronti per affrontare un inverno siccitoso come il 2021 o piovoso come il 2010? Tecnici, politici e amministratori a confronto negli incontri organizzati a Milano dai consorzi di bonifica del Veneto. Meno prodotto ma di qualità più elevata, si preannuncia così la nuova annata delle olive dal Garda al Cansiglio, partita la raccolta verso i frantoi per la nuova spremitura dell'olio veneto. Pederobba in festa per la 49esima edizione della mostra dei marroni di Monfenera, ottima produzione con grandi pezzature ma il caldo anomalo ritarda la raccolta. È uno degli animali che meglio ricordano i grandi rettili della preistoria, è l'iguana verde che nonostante il sangue freddo sa essere a modo suo anche affettuosa. Grande festa domenica alle Trevigiane Case Piavone sullo Storga per i 55 anni del gruppo folcloristico trevigiano. Scoperta una targa in ricordo del fondatore Franco Grespan, uno dei primi volti della nostra rubrica sulle tradizioni contadine. Il professor Cassando ha parlato del caso Frisona. Applicare, mettere in pratica quelle che sono le conoscenze e gli studi da parte degli allevatori fa la differenza. È fondamentale la collaborazione che abbiamo con ARAV a livello Regione Veneto per dei progetti pilota e noi come associazione di razza Frisona, Bruna e Jersey italiana applichiamo a livello nazionale in tutti gli allevamenti circa 10.000 queste sperimentazioni che vengono fatte nella nostra regione. Sostanzialmente sono conoscenze innovative che permettono di aiutare gli allevatori a ridurre i costi di produzione, a ridurre l'impatto ambientale, usare al meglio il colostro che dura per pochi giorni e la secrezione della ghiandola mammaria nei primi giorni dopo il parto, una secrezione naturale che poi si trasforma in latte ed ha delle proprietà immunitarie e nutrizionali indispensabili per il vitello, per sopravvivere, per crescere e diventare bovino. Da latte. Giornate di questo genere aiutano a comunicare a tutta la comunità, alla società, cosa si sta facendo e qual è il beneficio che un allevamento bovino da latte può dare in termini di riduzione di impatto ambientale, perché ricordiamo che la prima economia circolare è proprio la zootecnia applicata nella filiera agroalimentare. Grazie, adesso le notizie. L'esperienza della Spagna, l'allarme lanciato anche dalla vicina Croazia, i numeri dell'invasione sul delta del Po. A Porto Viro, nella sede del Parco regionale, lunedì scorso si è fatto il punto della situazione sul granchio blu. Convocati dalla CIA Pescagri, i vertici nazionali e regionali del settore pesca per dare una risposta alle oltre 1.400 aziende che allevano cozze, vongole e l'ostrica rosa del Delta. Numeri impietosi per questo crostaceo, che ha azzerato la produzione nella sacca del Canarin e distrutto il 90% degli allevamenti a Scardovari. Raccolta intensiva e smaltimento, l'unica soluzione attualmente possibile. Questo è il messaggio conclusivo con i pescatori che chiedono fondi per tornare in mare. Cambiamento climatico e impatto sui nostri territori, che devono essere gestiti tenendo conto di stagioni siccitose, come di piogge improvvise e torrenziali, con danni incalcolabili per le comunità, per l'ambiente e per l'economia. Di questo hanno discusso i consorzi di bonifica del Veneto a Milano nel corso degli incontri organizzati dal Festival dell'Acqua.
fermare la cementificazione che nonostante la legge quadro continua ad avanzare. Il segnale forte è arrivato dal direttore ANBI Andrea Crestani, mentre dall'assessore all'ambiente e protezione civile Giampaolo Bottaccin la conferma della costruzione di 23 bacini di laminazione con oltre 2.500 cantieri a difesa del suolo. Nuove tecnologie per una migliore gestione delle acque, invece, l'impegno costante dei consorzi per voce del presidente Francesco Cazzaro. Al via la 49esima edizione della mostra mercato dei marroni del Monfenera. 3 settimane per promuovere una delle eccellenze della marca e del Veneto. Ma anche qui, ha sottolineato il presidente della Proloco Manuel Bresolin, si fa sentire il cambiamento climatico con i ricci che rimangono ancora sui castagni. Produzione in ritardo, quindi, compensata da una qualità elevata che acquista ancor più valore se ricordiamo come questa varietà sia stata per anni in pericolo a causa dei danni causati dalla vespa cinese. Al via l'annata dell'olio veneto. Con l'invaiatura dei primi frutti di leccino, dal Garda al Cansiglio, è iniziata in questi giorni la raccolta delle olive. Nonostante gli sbalzi climatici, quest'anno rispetto al passato la produzione si annuncia buona, anche se non abbondante, bilanciata da un'ottima qualità. Professor Massimo De Marco, Università di Padova. La formazione dell'allevatore è fondamentale per migliorare i nostri allevamenti e quindi diminuire l'impatto ambientale. Ma assolutamente sì. Noi cerchiamo attraverso le attività di ricerca, poi in collaborazione con Arava, cerchiamo di trasferire nuove conoscenze. Sono di grande supporto all'allevatore che può attraverso dei numeri, delle informazioni che vengono portate quotidianamente migliorare la sostenibilità del suo allevamento rendendolo sempre più competitivo e efficiente. Forse tutto il comparto deve essere un po' più, diciamo, anche orgoglioso di quelle che sono stati negli ultimi anni gli aumenti, diciamo, di conoscenza, e quindi deve essere anche proattivo nel comunicare al consumatore. Si fa tanto di buono in tutte le filiere zootecniche. Molto spesso questo non arriva alle orecchie del consumatore, che magari invece è colto da, o è portato a talvolta anche a credere ad alcuni messaggi che vengono magari convogliati in maniera troppo rapida e che non riescono a rendere merito a quella che è l'attività quotidiana che gli allevatori fanno tutti i giorni con grande dedizione, con grande attenzione nei confronti sia degli animali che dell'ambiente per produrre latte e prodotti lattiero-caseari che sono fondamentali per la salute del consumatore. Grazie, se noi ci fermiamo per la pubblicità, seconda parte continueremo a parlare di allevamenti e informazione.